La seconda ripartizione dei fondi PAC, piano di azione e coesione, circa 9 milioni di euro per avviare servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani, al centro di un tavolo di concertazione che si è svolto stamattina nella sede del distretto socio-sanitario 16 in via Dusmet a Catania, tra comune, sindacato, associazioni e cittadini. Sentiamo le interviste che abbiamo realizzato. Qui oggi stiamo parlando di come ripartire la seconda fase, diciamo, delle risorse che ci stanno arrivando attraverso i piani di azione e coesione dei PAC a Catania. Noi avremo per la prossima, diciamo, possibilità di utilizzare somme per anziani di circa 3 milioni e mezzo e per quanto riguarda per la seconda ripartizione sempre l'infanzia circa 5 milioni e mezzo. Quindi stiamo parlando di somme significative che possono ampliare i servizi che noi finora forniamo sia ai bambini, che sono tra i 0 e, 6, e i 3 anni, agli anziani, perché appunto a Catania c'è bisogno molto di allargare questi servizi e garantire anche servizi di qualità maggiore. Noi dovremmo fare in modo, io approfitto anche attraverso voi per lanciare l'appello, c'è la possibilità di iscrivere i propri bambini per frequentare gli asili nido. L'offerta che il comune finora, diciamo, sta mettendo in campo è di circa 500 bambini, siamo fermi a 365-370 circa, quindi i genitori, le famiglie che hanno bambini da 0 a 3 anni possono venire a iscrivere attraverso il comune i loro bambini agli asili nido. C'è un problema di compartecipazione che ci dobbiamo per forza, come dire, rispettare, perché è legato alla legge, al piano di rientro. Naturalmente però ci sono agevolazioni per le fasce più deboli, quindi rispetto a questo possiamo anche vedere di come intervenire. L'elemento primo è: facciamo in modo che le famiglie iscrivano i bambini agli asili nido, perché è possibile che si dia a tanti la possibilità di frequentare tranquillamente. Oggi si parla di queste somme, che tempi ci sono appunto per spenderle? Adesso noi entro il 26 di questo, del mese di aprile, dovremmo proporre il progetto i progetti di lavoro, diciamo, il progetto dei servizi da mettere in campo. Lo stiamo facendo insieme nel tavolo di concertazione insieme alle imprese sociali e alle organizzazioni sindacali. Con loro stiamo vedendo di definire quali sono i progetti più utili per dare servizi ai cittadini catanesi, dopodiché proporremo questi progetti che dovranno essere finanziati entro il 2016-2017 massimo. Le richieste del sindacato sono molteplici e li distingo. Sugli asili nido noi chiediamo una dislocazione diversa e anche la possibilità di avere qualche asilo nido in più, considerato che i bambini nati da 0-3 anni nel comune di Catania attualmente sono circa 12.000. Mentre invece gli asili nido in questo momento ne assistono solo 360, quindi c'è una disparità, probabilmente c'è bisogno di un'attenzione diversa rispetto alla questione delle rette, che sono abbastanza elevate, esose, e alla questione anche del dislocamento, dell'ubicazione degli asili nido, perché per esempio al centro non c'è solo un solo asilo nido, e mentre al centro insistono tutta una serie di enti pubblici, esercizi commerciali e altro, che probabilmente potrebbero accontentare le esigenze della cittadinanza. Sugli anziani invece, gli ultra 65 anni non autosufficienti, noi chiediamo due cose. La prima, che venga formulata dall'ASP e dal comune la carta dei servizi, cioè dire al cittadino qual è il suo diritto, cosa ha diritto come forma di assistenza sanitaria, qual è il suo diritto come forma di assistenza che il comune può dare alle persone non autosufficienti. E un'altra questione che chiediamo da un anno a questa parte è l'attivazione del PUA, punto unico di accesso. Attivazione, cioè la correlazione tra comune e ASP, perché tutti e due dialogano tra di loro e possano economizzare la spesa, allargare la platea dell'utenza, dare più possibilità a quanti più cittadini di poter usufruire di interventi sanitari, ma anche di interventi integrativi ausiliari. Quali sono le vostre proposte? Noi innanzitutto proponiamo assolutamente la domiciliarità.
È importantissimo la domiciliarità perché innanzitutto la persona è in grado e anche la famiglia, quindi il suo caregiver familiare, infatti abbiamo presentato anche una petizione per il riconoscimento del familiare che si prende cura di una persona non autosufficiente. Incentiviamo e noi speriamo che ci sia, che si passi alla domiciliarità perché innanzitutto le persone non vengono sradicate dalla propria casa, dai propri affetti, e alla collettività del resto mantenere una persona nel proprio domicilio costa anche meno perché i costi della struttura sono per 3 volte superiori, di conseguenza mantenendo la domiciliarità possiamo dare più servizi a più larga platea.